Bella a tutti ragazzi e benvenuti su MetiMars. Siamo qua con Football Manager 19. Allora, niente ragazzi, questa non è una live, è semplicemente voglio fare il punto della situazione, sia per quanto riguarda il gioco che sia che per quanto riguarda il canale. Praticamente, ragazzi, le live ci sono dal lunedì al sabato, dalle 5 e mezzo in poi, quindi se volete vedere la live, la diretta, venite pure su Twitch, e su YouTube invece poi verrà postata la live il giorno dopo alle 2. Poi ogni tanto ci sarà anche qualche gameplay, sempre su YouTube, dedicato appunto per il canale di YouTube, e anche queste cose qua, che non sono gameplay, ma facciamo un po', soprattutto per Football Manager, un po' il punto della situazione, perché essendo un gioco molto simulativo che mi sta anche prendendo, mi sta appassionando, non pensavo sinceramente. E quindi ci sarà molto, molto da, diciamo, da chiacchierare insieme, e mi sembra anche una cosa abbastanza utile e anche piacevole. E quello che voglio farvi notare è che io comunque ho preso il Verona come allenatore. Questo è il primo anno del mio Football Manager, perché gli altri non l'ho mai giocato, quindi mi ci sono addentrato subito e mi è piaciuto subito. E sinceramente, quando lo vedevo esternamente, giocato da altri, non pensavo, quindi sono anche contento. Io ho scelto di prendere la Serie B, il Verona, a occhi chiusi, perché io calcisticamente di mio non conosco niente, perché non sono appassionato di calcio, però sono appassionato di giochi gestionali. E vi ricordo anche che sul canale, e sia su Twitch, porterò anche la carriera di FIFA con il grande ritorno di Oronzo Canà, che c'era già su FIFA 18, dove abbiamo fatto un paio di stagioni. E poi con FIFA 19 partiremo adesso, perché l'ho preso un po' in ritardo, perché ho aspettato che si abbassasse un po' il costo, dato che è un copia e incolla, e quindi faremo anche quello. Quindi, tornando a Football Manager e tornando sul Verona, la problematica qual è, ragazzi? Vedete che tutti questi giocatori qua in blu o in azzurro, come dice il gioco, sono tutti giocatori o presi in prestito o dati in prestito. Come potete vedere, quelli bianchi sono quelli del Verona veri e propri, e non ne abbiamo, cioè ne abbiamo pochissimi. Addirittura non ci facciamo neanche la rosa principale, ed è abbastanza drammatico. Non mi è mai capitato su FIFA una squadra del genere, non so qui se è molto comune. Io ho visto anche un po' le altre squadre di B, e diciamo che anche loro hanno tipo 10-12 giocatori presi o dati in prestito, ma qui sono ben di più: 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con Carmine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 giocatori dati o presi in prestito, ragazzi. Quindi mi sembra una follia. Qui il Verona è una squadra fittizia, una squadra fantasma. Secondo me, gli imprenditori cosa hanno fatto? I dirigenti cosa hanno fatto? Non hanno formato una squadra. Ah no, perché molto probabilmente il costo era molto più alto comprarsi i giocatori. Cosa hanno fatto? Hanno preso un prestito di qui, un prestito di là, un prestito di su, un prestito di giù, hanno formato una squadra e poi hanno detto al primo pirla che passa, che in questo caso è il signor Matimarse, ha detto: venga ad allenare la squadra e vogliamo risultati, capito? È andata così, secondo me. E il problema è che non mi hanno dato neanche soldi per fare cambiamenti, perché mi hanno dato 1,4 milioni. Cosa ci faccio? Io sono andato a vedere, secondo le mie misere conoscenze, praticamente i giocatori promettenti di 17 anni che utilizzo anche su FIFA, quelli proprio meno che costano meno, che con 1,5 milioni ti riporti via, però possono promettere bene, e non li posso prendere qua, perché a parte costano di più, ma poi non ci arrivo neanche quei soldi. Quindi a me cosa mi rimane? Non posso vendere, perché se non compro non posso manco vendere. Io sto cercando svincolati a manetta, ma non è facile, perché comunque o ti prendi della roba a costo zero, dei giocatori a costo zero, ma
valgono 0 e allora è inutile, altrimenti siamo, io sono con le mani legate. Il problema è che il calendario finora abbiamo fatto anche bene, perché abbiamo fatto 4 amichevoli, di cui una con l'Under 20, va bene, però tranne un pareggio le abbiamo vinte tutte. Abbiamo fatto la Coppa Italia con il Benevento, che ci dava la sfavorita, abbiamo vinto e siamo passati al secondo turno di qualificazione. Il problema è che adesso abbiamo quella con la Spal, abbiamo Cosenza che è un amichevole, quindi non mi impegnerò nemmeno, ma la Spal è in Serie A, ragazzi, ci ammazza, quindi la perderemo. E io ho le mani legate, sinceramente, non posso cambiare i giocatori perché non li posso vendere, non li posso comprare perché non ho soldi. E posso prendere qualche svincolato, ma al tempo stesso prendi gli svincolati. Io qui sto cercando di prendere il più possibile da qualunque posizione, non mi frega, basta avere gente. Per esempio, questo a me sembra molto buono. Io ho provato a fare da Juve Stabia. Io ho provato che non è malaccio, non è malaccio, vediamo un po'. Dal Pescara, Edgar Elizalde, 18 anni, anche questo mi sembra buono. Sto cercando di prendere 50.000, no, 175.000. Sto cercando di prendere i meno, però non è facile, proprio perché poi c'è anche da vedere se ci stanno, non è che. Siamo nel dramma, ragazzi. Io, se avete qualche consiglio, qualche nome, assolutamente datemi la mano, perché siamo messi veramente male. E poi anche un altro consiglio vorrei, se sapete del qualche workshop per quanto riguarda le facce, per quanto riguarda gli stemmi di calcio, perché qua tante squadre di calcio non hanno gli stemmi, e soprattutto le facce, che tranne alcuni giocatori, penso che l'80% qui non ci siano facce, insomma, un po' brutto. Sarebbe carino averci una faccia davanti, dato che abbiamo, diciamo, parecchia relazione con i giocatori, anche singoli. Io vi faccio un esempio, per quanto riguarda la squadra. Qui l'unico che fa gol è Matos, è l'unico che fa che pezzini, le punte, qui abbiamo due punte, fanno una più schifo dell'altra. Fantasmi sono. L'unico che fa gol e che le ha fatte finora, Matos, e Matos non è nostro perché è in prestito. Cioè, capite qual è il dramma? 2,7 milioni, ma anche se si volesse comprare, non abbiamo soldi, perché noi abbiamo 700.000. Ci fai, ci li inviti al ristorante con 700.000, non ci fai altro. Quindi, ragazzi, siamo un po' nel dramma. Se voi avete qualche consiglio, ben volentieri, vi ringrazio. E anche qualche indicazione per lo Steam Workshop, che non sarebbe male, o anche altre cose dello Steam Workshop che possa migliorare un po' il gioco, non stravolgerlo, ovviamente. Quindi niente, ragazzi, questo video era unicamente per farvi il punto della situazione. Poi lunedì andremo, oggi sono già le 5, no, lo posterò, sì, lo posterò oggi in ritardo, e poi tanto domani andiamo con il gioco. Quindi, ragazzi, il programma è il seguente: e la live di Twitch da lunedì al sabato alle 5 e mezzo in diretta, poi il giorno dopo verrà postato su YouTube alle 2, e poi ogni tanto ci saranno questi video random che saranno o gameplay, o come oggi abbiamo fatto il punto della situazione su questo gioco qui, che mi sembra importante, e altre cose. Comunque, diciamo, il principale è Twitch alle 5 e mezzo. Infatti lunedì andremo con Football Manager alle 5 e mezzo, poi ci sarà anche la carriera di FIFA. Poi andrà avanti anche Original Sin 2, che è spettacolare e mi piace un botto. E poi anche altri giochi, anche Dark Souls 3 lo portiamo avanti, anche se l'ho già finito, ma andiamo oltre, l'ho già riiniziato. Quindi niente, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, e ripeto, consigli, grazie assai. E quindi niente, ragazzi, dai, ci vediamo domani, ciao a tutti.